Il grande caldo, come sempre in questo momento dell'anno, genera una problematica grave e dannosa come quella degli incendi. Al di là della tragedia di Bisignano, dove un uomo ha perso la vita a seguito di un rogo scoppiato nel suo appartamento, l'incendio più grave di questo inizio di settimana in Calabria è probabilmente quello che ancora una volta ha interesse del territorio del comune di Rende. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per spegnere un esteso incendio divampato in località San Biagio, in prossimità della zona industriale. Necessario anche l'intervento di un Canadair. Rogo quindi di notevoli dimensioni in una zona poco distante da quella dell'ex legnochimica, interessata 2 settimane fa da un altro incendio che ha generato grande preoccupazione. Ma al di là di quello di Rende, numerose purtroppo sono state le segnalazioni pervenute al 115 nel territorio del Cosentino. Sempre in provincia di Cosenza, nella zona dell'Alto Tirreno, un altro incendio di notevoli dimensioni è quello che ha interessato una zona compresa fra i comuni di Scalea e Santa Domenica Talao. Il rogo ha raggiunto e danneggiato alcuni tralicci dell'energia elettrica e anche dei ripetitori telefonici. Necessario, ovviamente, anche in questo caso, l'intervento dei vigili del fuoco.